te che proprio hai, insomma, diciamo, perso la speranza, che hai capito che non ce l'avrebbe fatta e che... No, perché non avevo perso la speranza, perché ho cominciato a fare le mie ricerche per capire come veramente cosa è successo con mio fratello, perché quello era importante, capire dov'era in quel momento e che cosa aveva successo, se è stato, cioè non c'era, c'era, dove stava, stava aiutando, no, eccetera. Quello è una cosa importante per me per capire. Ho fatto la mia ricerca, ho parlato con tutti che erano lì, tutti che erano lì. Per caso, quando entro, cioè, vedo un ragazzo all'entrata, un ragazzo italiano di Puglia, Donato si chiama, dico: ciao, mi scusi, cerco qualche informazione, cerco mio fratello che è stato, sai, su questa nave. Lui appena vede le foto di mio fratello mi dice, cioè, incredibile, eravamo insieme, abbiamo aiutato le ultime passeggeri per... abbiamo aiutato tantissime persone insieme. E detto, questa è proprio... fantastico, trovo una persona subito che mi dà questa informazione, siamo messi in contatto. Mezz'ora di partire dall'isola del Giglio mi ha chiamato un'altra volta Donato dicendo: Kevin, hai trovato qualcuno, hai trovato tuo fratello, hai qualche notizia in più? E non abbiamo nessuna notizia, mi dispiace per dare questa notizia, però sono ancora nella ricerca, sono ancora alla speranza. E da lì ho cominciato a parlare con gli altri amici indiani che erano lì a bordo per capire. E poi avete ancora la famiglia in India? Sì. Avete ancora la famiglia? Sì, sì, ho i genitori, lui è sposato, sua moglie e un bambino di tre anni e mezzo. Ma loro sono in India però? Sono tutti in India, sì. Sono in contatto. Come hanno appreso la notizia in India? Sì, hanno preso la notizia perché all'inizio anche lei e la sua moglie hanno cominciato a fare le ricerche tramite i suoi amici per capire cosa veramente è successo. Diciamo che la notizia del naufragio tramite Facebook è arrivata subito, un po' dappertutto. Che è un sistema tam-tam, subito tutto il mondo lo sa, cioè ormai... Quindi prima dei media classici, televisione... La mia pagina di Facebook ormai è bombardata...